Collegamento, gli diamo il buonasera a Leone La Rocca, presidente di Sperlonga Turismo. Buonasera Leone. Buonasera a voi tutti, radioascoltatori. Allora Leone, grazie di essere con noi. Noi stiamo affrontando questa puntata parlando proprio dell'estate 2021, ripartenze, anzi pur, anche con un punto interrogativo perché si riapre, ma tutti hanno un po' di timore. La prima domanda che faccio a te, che sei impegnato nel mondo del settore turistico, sei anche un ristoratore, no? Ma questo coprifuoco lo tolgono o non lo tolgono? Cosa ne pensi? Ma io ho fonti certe, mi dicono che dopo il 15 almeno si sposterà fino alle 20. Io ce la auspichiamo anche perché così veramente è una tragedia, anche perché la gente è abituata culturalmente ad andare a cena la sera e stare un po' più tranquilli. Quindi non è che vogliamo, diciamo, tana libera tutti come si faceva, no, almeno a dare quell'ora di più e dare la possibilità a chi viene a cenare di avere di relax, perché poi alla fine, in fondo, uno va a cena la sera anche per un fattore di convivialità. Parlavamo, ormai è passato un anno dall'estate 2020 dove si aspettava questa ripresa che poi in parte, almeno per il settore turistico, quello legato all'estate, c'è stata. Cosa vi aspettate per l'estate 2021 invece? Dove i numeri sono un po' diversi rispetto all'anno scorso, ma c'è più speranza. Sì, beh, a favore abbiamo questa vaccinazione che sta crescendo fortunatamente, quindi diciamo il tallone d'Achille ci darà la possibilità di vedere il tutto col bicchiere mezzo pieno. Il problema è un problema culturale. Noi, il popolo nostro fortunatamente è cresciuto sotto il profilo di norme, ma noi siamo se sempre stati coloro che le regole non le sopportiamo proprio Vero. per antonomasia. Però diciamo che sono curioso, anche se avviso è stato gestito da incompetenti questa apertura, perché poi aprire e chiudere, proprio perché non ci sono stati dei segnali forti, perché io sono sempre dell'avviso, l'ho detto già negli anni passati, il problema non è il ristorante. Il problema del ristorante è perché poi alla fine, diciamo che quando, alla fine alle 23 la gente esce dal ristorante e poi si immerge nella movida. Il problema è la movida. Quindi questo è il concetto. L'assemblamento sono i giovani. D'altra parte anche noi penso che 18 anni, 20 anni non stavamo a pensare a niente. Non è che ci stavamo per il virus o quel che sia. Però il problema credo che sia proprio quello, non è il ristorante. Questa cosa che l'abbiano dovuto a dare questo fregio negativo al ristoratore, io non sono stato d'accordo mai e non lo sono ancora, perché comunque gli incompetenti li abbiamo avuti in quei 7 che dovevano stare lì a pensare di come gestire il virus con gente che magari al ristorante da ristoratore non sa nemmeno di che cosa si parla. Quindi questa è un po' la rabbia con cui io. Quindi, c'è stata proprio incompetenza sotto questo profilo. Leone, guarda, io ti faccio una domanda proprio da ristoratore, proprio, cioè a un ristoratore, cioè, cosa dovete mettere in campo oltre a quelle che sono già regole? Cioè, non lo so, immagini un'estate dove bisogna ancora, non lo so, segnarsi i nominativi di chi arriva, oppure addirittura dei tamponi rapidi, si parlava prima di potersi sedere, cioè, co come dobbiamo immaginarcela quest'estate? Sarà più tendenziale alla normalità pre-Covid oppure sarà molto caratterizzata dalle attenzioni, secondo te? Ma io credo che sia caratterizzata dal buonsenso, perché il buonsenso deve essere il capostipite di tutto, perché noi come ristoratori le norme ce l'hanno date l'anno scorso, le abbiamo tenute e tutto quanto. Io purtroppo vengo anch'io sono stato un contagiato, ma un contagiato, sono stato 49 giorni a casa, ma non sono stato contagiato nel mio ristorante, sono stato contagiato da un mio amico che purtroppo mi è venuto a trovare per farmi gli auguri del mio compleanno e mi ha fatto il regalo, come a me e altre due persone. Però poverino non lo sapeva, non è che è una persona così, quindi è difficile nei ristoranti, nei bar essere infettato, è difficile perché le norme ci sono, ci si lava le mani continuamente, io la chiamo la museruola, ce l'abbiamo tutti. Cioè, il problema è un problema sociale perché tanti non aderiscono a certe norme. La mascherina, ma chi se l'è messa l'anno scorso? Nessuno.
e non c'erano nemmeno poi, tra parentesi. Quindi sale a dare colpe a chi? La colpa sta nel mezzo, perché purtroppo è una bella che comunque prende quando meno lo aspetta, ed altrimenti non si sarebbe chiamato virus. Ma non è giusto dare questo fregio negativo all'elettore, per la maniera più assoluta. Una domanda che mi ero appuntato e me la stavo dimenticando: Dimmi. la bandiera blu torna a Sperlonga? Ma sì, sono 25 anni che abbiamo questo emblema ed è tutta farina del nostro sacco. Non è farina di nessuno, è fatta di lavoro, di un lavoro certosino, fatto da competenti, fatto da gente che sa fare questo lavoro. Non me ne diate che è sempre di campanilismo, però vi posso garantire, per avere 25 anni questo fregio importante che si chiama bandiera blu, è perché c'è stata un amministratore coesa, e la cosa più importante, gli operatori, perché qui chi fa tutto questo? L'accoglienza, perché la bandiera blu non è solamente il mare, la bandiera blu è la Ovviamente, sono componente servizio i di tutto. servizi. Cioè, basta fare un giro sulle spiagge, ci si rende conto come stanno gli stabilimenti balneari, come sono attrezzati. Tutto questo poi fa un valore aggiunto. 25 anni sono 25 anni e siamo l'unico, penso che sia stato il primo paese come Borgo ad essere così, avere questa bandiera blu importante. Io mi auguro che continua così, ma bisogna combattere, 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 soprattutto con la plastica. Noi, ve lo ricordiamo, è stato l'anno scorso che hanno criticato a Sperlonga perché plastic free, la gente che tira le bottiglie di plastica. Io nei miei ristoranti e nelle aziende la bottiglia con riciclo continuo. Il problema è che bisogna continuare e abituarsi adesso al vetro e non più alla plastica. L'augurio che faccio a tutti i miei operatori e del mio consorzio, un grande bo bocca al lupo, e bisogna continuamente ragionare con il bicchiere mezzo pieno. Vabbè, Questa è la via maestra.